volta Penna manda canestro un passaggio schiacciato sul taglio dietro. Palla per Maretto, per Lombardi, deve girarsi Eric Lombardi, poi apre per Zanotti che schiaccia, bella doppiata. Seconda tripla della sua partita, Udine sempre con ottime soluzioni al tiro. Buzzon ci prova dal logo quasi di metà campo, mette un canestrone che spegne un po' l'entusiasmo di Udine. Hai detto bene, una chiave la difesa, mentre intanto Banks vola con una stoppatona da parte di Ajay che non permette a Banks di concludere. Prova a lottare a rimbalzo, ma la palla la prende proprio Gerald Robinson che è entrato al posto di Giovanni Tomassini. Passaggio da Bullinga per Stefano Masciandi, che passaggio e che canestro! Come si è presentato Gerald Robinson questa sera? Sembra pronto con un buon tiro, alla fine il tema ci stava e... più lontano. Adesso però non deve spendere falli, Udano va a schiacciare per il più 4, 69 a 73. Giocare nella mente è benissimo, vincendo anche come ha perso alla fine con una squadra di A1 di alto livello. Grande giocata di Ahmad che va ad inchiodare a 3 secondi dal termine. Un passo sopra il gioco, alzata di grande per Camara, mamma mia che giocata che ha l'Eyup. Blocchi per cercare di liberare Tortù, Franco Bollati però dall'agnello si va in angolo da Barbante, quello che non ti aspetti, la magata di coach Becchi. Sale adesso Marini per portare il blocco, Tomassini tiene vivo lui il palleggiato. Arriva Camara, vuole tirarsi il possesso con Massini che va in angolo da grande, sta per spara Marini, che fa saltare Zioni, la grande per la vittoria! Pierpaolo Marini, Rivri sbalca il parabanca con la bomba del giocatore numero 13, il canestro frenato da due punti, l'ottima girata per l'assedio Piacenza, scatenato il barco.